La misura più significativa a cui abbiamo tenuto da subito, su cui il Presidente ha insistito nelle ultime giorni, nelle ultime ore, per trovare immediatamente le risorse disponibili, è un segnale concreto di riconoscimento al personale sanitario, parasanitario e tecnico che è impegnato in queste ore, così come nelle settimane precedenti e lo sarà nelle prossime, sull'emergenza, cioè chi è in prima linea. Io credo che meriti il plauso, oltre che il ringraziamento di tutta l'Emilia-Romagna, di tutti i cittadini, e noi mettiamo in campo una misura straordinaria da 65 milioni di euro per riconoscere a questi lavoratori un contributo aggiuntivo che sarà mediamente di 1.000 euro a testa. È una misura eccezionale per la sua dimensione, è una misura al momento una tantum, ma che vogliamo arrivi immediatamente nelle loro tasche. Per questa ragione nelle ultime ore ci siamo confrontati con le organizzazioni sindacali e con le rappresentanze anche dei medici di medicina generale, che per noi sono parte del sistema. Usiamo gli strumenti della contrattazione collettiva, quindi a differenza di altre regioni riusciremo a erogarli immediatamente. Ringrazio le parti, le rappresentanze per averci aiutato in questo. Nelle aziende si metteranno a punto i dettagli, diciamo, perché ogni azienda dovrà erogare la sua parte per riconoscere di più a chi è stato più in prima linea e qualcosa di meno chi ha lavorato naturalmente su altre parti, altri reparti, però è una misura importante, eccezionale per noi come sforzo, non è ripagabile il loro lavoro, ma voleva essere un riconoscimento immediato e concreto. Su quelle decine di migliaia di straordinari professionisti, medici, infermieri, operatori sanitari, ma anche i medici di medicina generale, che non saprei altrimenti come definire se non straordinari, ai quali abbiamo chiesto un surplus di impegno inedito e drammatico per certi aspetti, che oltre ai nostri ringraziamenti a parole, credo avessero bisogno e necessità, o meglio bisogno, di un dovuto riconoscimento straordinario. Per questo, l'ha già detto Davide, ringrazio l'assessore Donini per il lavoro che ha fatto in queste ore insieme all'assessorato regionale con le parti sociali, le parti in causa, i rappresentanti dei lavoratori e lavoratrici. Indicheremo poi se quei circa 1.000 euro a testa ci sarà qualcuno in prima linea che avrà qualche euro in più e qualcuno magari in ultima linea qualche euro in meno, ma credo sia un contributo dovuto che facciamo convinti che sia anche nell'aspettativa di alcuni milioni di persone che abitano l'Emilia-Romagna e che ogni giorno attraverso il loro consenso fanno gli applausi agli operatori sanitari.